ha avuto un riconoscimento nel 2000, cioè 9 anni fa. Un fatto è avvenuto nell'86, insomma. Salvi, e invece a livello ideologico fa comodo dimenticare alcune vittime rispetto ad altre? Potrebbe far comodo, ma non andrebbe fatto, perché, ripeto, il punto fondamentale, la battaglia politica può essere anche aspra, non deve mai degenerare in violenza, mai, di nessun tipo. Stessa violenza verbale va contenuta, perché si possono dire tutte le cose, ho fatto politica, le ricordavo tanti anni, ho sempre detto quello che pensavo, ma non ho mai ritenuto necessario andare sul terreno dell'offesa, della cosa, eccetera, ma questo è un altro piano di discorso. Ma insomma, nessuna vittima va dimenticata, perché deve rimanere questo tassello che, per fortuna, mi pare che ormai in Italia, diciamo. Beh, c'è chi ha giustificato in qualche modo addirittura l'assassinio di Marco Biagi, I brigadisti. Eco sui giornali. Come no, io assunsi l'incarico di ministro del lavoro poche settimane dopo la morte del povero D'Antona, e ricordo che clima si respirava lì, soprattutto in chi sono dovendo fare il ministro del lavoro e soprattutto i suoi collaboratori, perché poi i ministri sono protetti, i collaboratori allora lo erano meno, compreso il povero Biagi. Ultima domanda, la musica mi ha avvisato, ultimo minuto, datemene 1:30. Il capo dello Stato ha detto che terrorismo e faziosità vanno insieme. Ecco, è pericoloso assecondare ancora i ragazzi che sbagliano dall'una e dall'altra parte, magari alle manifestazioni, che siano del No Global o dei centri sociali di sinistra estremo, di destra estrema? Io penso che comunque la migliore educazione per questi ragazzi sia proprio fargli scoprire la storia di questo paese, senza nessun complesso, senza nessun segreto, perché è la migliore lezione che possono ricevere. Poi ognuno sceglierà la sua strada, deciderà di agire come vuole, perché accade sempre così. Però bisogna che i ragazzi sappiano che cosa è successo e perché è successo, o quantomeno tutti noi, potendo accedere ai documenti, potendo accedere a questi pezzi di storia seppellita, nascosta, come quelli di cui abbiamo parlato prima, il Moro, l'attentato Berlinguer e altro, può essere l'unica strada per educare i nostri ragazzi. In genere le forze armate non chiedono questa chiarezza. Lo chiede, poi non è qua il rappresentante. No, la sua opinione no. Credo che sia giusta, anche perché la preoccupazione mia per i giovani adesso, anche se insegnando all'università o riprendendo l'università, ho visto che sono meglio di come pensi, di come vuoi, e che se non si occupino della sfera del pubblico, e che non sappiano niente, che se vanno con queste macchinette, fanno queste cose, eccetera. Quindi diciamo, cercare di raccontare, di interessare alla storia italiana, credo che sia importante. Sì, se gli adulti... Non mi preoccupa l'eccesso di politica per i ragazzi di adesso, se gli adulti raccontassero le cose scevri dai pregiudizi ideologici che ancora condizionano il loro modo di raccontare la storia. Un'altra parte per voi, una domanda per tirare le file e guardare a domani. Ma il terrorismo è davvero finito? Perché Sacconi ha detto: io continuo ad andare in giro con la scorta, e peraltro non è stato ancora sconfitto, e spesso l'estremismo ideologico lo sostiene e lo alimenta. Ragionate su questo tema, e utilizzando, come sempre facciamo, le congiunzioni, gli avverbi che appaiono alle mie spalle, un invece, un eppure, un tuttavia, un però, per rimandarvi la riflessione. Chi comincia? Il terrorismo non è assolutamente finito, perché quello che sta accadendo proprio a livello globale è proprio una guerra al terrorismo nella quale siamo impegnati più o meno tutti i paesi del G20, più o meno tutti, e che comunque è un terrorismo che può tracimare da quello che oggi appare un ambito ristretto dell'Islam entro confini politici più allargati. Allora bisogna sempre essere vigili e attenti, ma soprattutto, come ripeto prima, bisogna educare i ragazzi, far capire che possono diventare strumento, come è accaduto per gran parte della generazione degli anni 60 e 70, possono diventare strumenti di disegni dei quali non sono consapevoli.
E beh, magari fosse definitivamente finito il rischio terrorismo. C'è una differenza però, allora è premesso che c'è questo fenomeno adesso internazionale, eccetera. È inutile nascondersi la verità, nella fase soprattutto iniziale delle Brigate Rosse, intorno al terrorismo c'era anche, non erano fenomeni isolati al di là dei terroristi. Ridotto, marginale, da non esagerare, però c'era, diciamo, io ricordo lo slogan né con lo Stato né con le Brigate Rosse, mi è rimasto in mente, quindi diciamo, era un fenomeno che davvero poteva diventare inquietante. Adesso gli può escludere che ci siano gruppi, 4-5 persone che ci vuole, insomma, ma non, comunque per quanto riguarda, diciamo, il terrorismo interno, per capirsi, di quegli anni, mi pare che le dimensioni, le caratteristiche siano totalmente diverse. Ecco, però va sottolineato, ha fatto benissimo il professor Savio a ricordare quello slogan terribile e codardo, e quello slogan arrivò anche da personaggi grandi e certo insospettabili di contiguità. Io penso a Moravia, penso a Sciascia. Dunque è una lezione oggi ricordare che c'è una classe dirigente che non può abdicare dai suoi doveri, non può abdicare dalle sue responsabilità, e proprio per questo bisogna essere sempre consapevoli, bisogna sempre essere attenti alle responsabilità che abbiamo verso le generazioni che succedono. Infatti io resto convinto, l'ho accennato prima, lo ripeto adesso, che questa solidarietà di fondo, al di là delle contrapposizioni fra le maggiori forze politiche, che nasceva, come ho accennato prima, dall'avere partecipato insieme alla costruzione della nuova democrazia, fu il fattore decisivo, perché pur con i danni profondi che rimasero in Italia per effetto di quegli anni, la via d'uscita italiana fu una via d'uscita sostanzialmente democratica a una crisi così difficile, che non era affatto scontato. Però è tutto il processo che ha portato... Eppure, bisogna cambiare. Eppure che è la stessa cosa. Eppure, tutto il processo che ha portato giustamente poi a risorgere dell'Italia si conclude in maniera estremamente ambigua, a mio avviso, con Tangentopoli, aprendo un'altra fase di ambiguità. Cioè, noi usciamo dalla fase del terrorismo, gli anni 70-80, fine anni 80, inizi anni 90 ci ritroviamo con Tangentopoli. E guardi che mi ha sempre colpito la singolarità del fatto che nel momento più critico del terrorismo ci ritroviamo con Cossiga. Entriamo in Tangentopoli con quelle inspiegabili divisioni di Cossiga il 25 aprile del 1992, con le quali evita di dare l'incarico a Craxi e si apre tutta una stagione che ancora non è spiegata, e qui dovremo aprire altri archivi. E forse l'altro periodo in cui manca una ricostruzione storica effettivamente è il 92-94. E che cosa è successo? Perché certamente le tangenti c'erano, ed era diventata anche un fenomeno di sopraffazione che, insomma, si avvertiva, ma che cosa è successo? Come è stato possibile che in quei due, tre, in un paio d'anni tutto un sistema politico sia scomparso? Un fenomeno che non ha precedenti e né paralleli nei sistemi democratici moderni. Anche lì ci sarebbe, credo, un grande lavoro storico da fare, perché non mi sono chiari, sono dei passaggi che non mi sono chiari. Grazie, mi avete perturbato un po', e peraltro mi conforta davvero la convergenza di due intelligenze di formazione, di cultura, di professioni diverse sull'essere insofferenti alle ambiguità e ai silenzi, che davvero sono tantissimi. Noi parlavamo negli anni 70 e vediamo che queste cose si allungano fino ai giorni nostri, ai noi. La storia va scritta con le testimonianze e con tutte le fonti a disposizione. Questa è l'unica cosa che ci portiamo dietro, e poi le strette di mano e gli abbracci servono però quando c'è una chiarezza documentabile. Grazie di cuore a Cesare Salvi, a Piero La Porta. Domattina potete rivedere questa trasmissione alle ore 10:10 su questa rete, su quelle ad essa collegate, o sul nostro sito, sempre mappero.sat2000.it. Per un altro tema, dopo un buon weekend, lunedì sera 22:10.